Leggiamo questa mattina dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetti da 6 a 8 e versetto 17. Poi Gesù risuscitato apparve a più di 500 fratelli in una volta. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e, ultimo di tutti, apparve anche a me, e cioè Paolo, come all'aborto. Se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. La risurrezione di Gesù Cristo. Per i greci del primo secolo, come per la maggior parte dei nostri contemporanei, la risurrezione dei corpi, e cioè il ritorno dalla morte alla vita, era considerata impossibile. A riprova di ciò, l'apostolo Paolo suscitò l'ironia degli ateniesi quando affermò la risurrezione dei morti. Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 32. Anche nella chiesa di Corinto, alcuni dubitavano che i corpi risuscitassero, il che aveva indotto Paolo a contrastare il sottostante scetticismo, ricordando la centralità della risurrezione. In effetti, negarla equivale a rifiutare l'essenza stessa del cristianesimo. La risurrezione di Cristo, l'aldilà, i giudizi futuri, significa negare che Dio abbia validato il sacrificio di Cristo, che cancella la nostra colpevolezza e fa di noi dei figli di Dio se crediamo in Gesù e lo accettiamo come nostro Salvatore. Paolo poteva difendere vigorosamente la risurrezione, perché quando credeva che Gesù fosse stato un bestemmiatore e ne perseguitava i discepoli, Gesù stesso lo fermò parlandogli dal cielo. Atti degli Apostoli, capitolo 9, versetti da 4 a 6. Caduto a terra e accecato da una luce sfolgorante proveniente dal cielo, Paolo dovette mettere in discussione tutte le sue erronee convinzioni. Da quel momento in poi, Cristo risuscitato e vivente divenne il centro della sua esistenza e della sua predicazione. La sua testimonianza si aggiunse così a quella dei numerosi testimoni della risurrezione di Gesù. Costoro, con il resoconto di ciò a cui avevano assistito, confermarono la verità della sua risurrezione, così come, in un processo, le testimonianze attendibili servono a chiarire l'accaduto. La risurrezione di Gesù Cristo è un fatto garantito, sul quale si fonda la nostra fede e la nostra speranza di seguaci di Cristo, in quanto riportato nella parola di Dio che non può mentire. Tito capitolo 1, versetto 2. Che il Signore ci benedica.